saluto agli amici di Forfantivi di Domus Sport per vivere assieme questa nottata meravigliosa da Manduria. L'MMA protagonista è con me, vivremo assieme questa avventura con Michelangelo. Michelangelo, buonasera. Buonasera a tutti. Lui è uno sportivo, è un atleta, è un performer, insomma è un pro di questo sport. Che cosa stanno provando adesso i due ragazzi? In teoria adesso finisce tutta l'adrenalina che c'è e parte tutta la concentrazione per portar via il match prima possibile. Gianluca Ancora da una parte, team Aurora, dall'altra parte Diogo Nascimento del team Lenti, un brasiliano. Sì, bellissimo. Tu mi insegni che i brasiliani hanno tutto un loro modo di combattere. Sì, i brasiliani sono molto completi, infatti guarda come iniziano a fare bene. Va subito di presa, certo. Sì. Sta subendo un pochettino il clinch, ma sembra essere uscito abbastanza bene. Molto reattivo sulle gambe. Categoria 66 kg, per sì, cui insomma... bellissimo anche questo ai kicks. Anche bellissimo low kick. Cerca di abbracciare, porta a parete. Quasi un single leg. Single leg proprio per stare a terra. Ok. Ricordiamo 3 round da 5 minuti. Ecco, adesso c'è la possibilità di una ghigliottina. Di una standing ghigliottina. Cerca, ok. Cercando una ghigliottina ancora. Questa è una mossa che tendenzialmente è quasi, diciamo così, inutile, perché ti stanca un sacco, a meno che non chiudi davvero bene la ghigliottina. Ecco, adesso cerca di prendere la schiena per la porta a parete. Dall'altra parte lui sì, fa altrettanto, cerca insomma di uscirne fuori. Adesso qui c'è una pressione un pochettino per rifiatare anche, fa punteggio anche agli occhi dei giudici. Ricordiamo la formula dei giudici, come funziona? Se non succede un KO tecnico, se l'arbitro non ferma l'incontro, i giudici scelgono ai punti chi ha meritato di più. Sì, chi ha, diciamo così, una performance superiore rispetto all'altro. Il fatto di dover mantenere a parete così come sta facendo sicuramente gli dà un punteggio in più. Per chi fosse profano, chi è in vantaggio in questo momento secondo te, per quale motivo? L'angolo rosso perché mette pressione, adesso porta anche a terra, questo fa punteggio agli occhi i giudici, anche se c'è stato un tentativo, guarda, un altro takedown, cerca di prendere la schiena, c'è la schiena, quasi, c'è quasi la schiena. Ricordiamo Gianluca adesso Ancora, c'è la schiena. Sì, Gianluca Ancora, che, sì, che è alle spalle dell'atleta brasiliano che cerca in qualche modo sì, di ma adesso ha preso la schiena Gianluca. Ah, sta girando bene, ha preso bene la schiena, ha preso un gancio, potrebbe metterne un altro. Guarda, le ha prese tutte e due, adesso qui potrebbe tentare subito una sottomissione, una mata Leao. Questa è una sottomissione, potrebbe questa che vediamo? Una sottomissione, sì, potrebbe portare una sottomissione. Bellissima la transizione, Salto quasi al volo per prendere la schiena, per mettere i ganci che danno una sicurezza in qui più. Qui tu mi insegni che non bisogna mollare la presa per nessun motivo. No, se ce l'hai, ce l'hai bene, devi restare qua. È un pochettino sbilanciato, non dambile la schiena, dovrebbe salire meglio. Perché è tutto su un lato e quindi sì, perde un po' l'equilibrio. Infatti ha perso un pochettino. Chi invece è sotto cosa deve fare per liberarsi? Deve cercare di uscire, deve togliere i ganci prima di tutto e poi deve cercare di girare. Ecco, sta girando. Non c'è riuscito purtroppo. È ancora lì. Gianluca Ancora prova a tenerlo sul tappeto. Ricordiamo che viene dal team Aurora, Roma, un grande team. Tra le altre cose, tutte e due, è il primo incontro da professionisti. Sì, sono debutto insomma, entrambi. Stanno debuttando qui a Manduria, un incontro intenso, subito dai primissimi minuti. È sempre bello il debutto, un sacco di emozioni. Tu che ti ricordi del debutto? Un sacco di emozioni. Ma com'è andata? Ho vinto per Mataleão. Beh, insomma, non male come debutto. Sulle prese si lavora molto, immagino. Sì, insomma, c'è un sacco di lavoro. Perché ricordiamo che l'MMA è quasi consentito tutto, insomma, quasi, sì, puoi fare tante cose. La parte wrestling, come la chiamate voi, è una parte importante, sì, perché ti permette... Ormai è diventata, diciamo, quasi una parte fondamentale dell'MMA. Ti permette di sottomettere l'avversario. Sì. Ma più che altro di proiettare a terra. Certo. Proiettare a terra e mantenere bene una posizione con un grande pound solido, puoi portare a chiudere il match. Bene. Ed è quello che sta provando a fare Gianluca in realtà Ancora. Lui sta cercando di sottomettere, quindi di chiudere il match per sottomissione, ma è sbilanciato, molto sbilanciato. C'è un impasse, probabilmente sì. Il brasiliano lo sa e sta cercando di mantenere bene la posizione. Anche chi è sotto in questo momento deve aspettare il gong fondamentalmente. Deve ma sì, in teoria no, devi cercare di uscire. Però se non ci riesci, sì, aspetti il gong e chiudi bene il mento per non farti sottomettere, ecco.
ancora sulla gabbia, ancora a terra, i due stringono molto, prova anche dei sinistri al volto. Sì, ma di una... Sì, sono diciamo, più fastidiosi sì, che altro, no? Giustamente ecco, non può mettere la giusta cerca, energia, eccolo qui. Cerca un'arma. Ah, ma... Il brasiliano ne esce ecco. Fuori alla grande alla fine. Salvato, e c'è il gong, il signore gong dice che per adesso può bastare. È un primo round che io ai miei occhi e sicuramente agli occhi di Gianluca. Gianluca ancora l'angolo rosso. Perché ha fatto qualcosa in più, perché sì, ha provato sì, a tenere... Il brasiliano è partito bene, però si è vista anche una lotta diciamo abbastanza superiore da parte di Ora Gianluca. Facciamo finta che sei il coach da quell'altra parte. Cosa dici al ragazzo brasiliano? Ah, io gli consiglierei di restare un pochettino di più in piedi e di provare soprattutto magari qualche colpo di striking più potente, ecco. Mentre l'angolo rosso deve continuare così e forse ha subito individuato il punto debole, forse lì può vincere la partita. Potrebbe tenerlo a parete semplicemente e magari portarlo giù, stabilizzare meglio la posizione in quest'angolo morto. Una curiosità su questo sport, il tipo di allenamento, quanto ci si allena e quante ore al giorno prima di un incontro? Io mi alleno tutti i giorni e faccio anche delle doppie sedute e mi alleno più o meno diciamo così 5, 6, 7 ore al giorno forse. Ah, insomma ragazzi, roba seria quando roba faccio seria. Le doppie sedute, altrimenti faccio di solito 4 ore. Intanto sono ripartiti, il Nascimento è partito forte, sì, una scarica di pugni striking. Eccolo qui, cerca ci riprova cinta ancora ecco. Destro, sinistro, micidiale. E ancora una volta invece Gianluca ancora prova ad agganciarlo. Prova a lavorare a parete perché ha capito benissimo che a ha parete capito superiore. Che lì può fare qualcosa in più. Cerca l'angolo anche di Nascimento. L'ha preso per la gamba? Un single leg. Per cercare di fargli perdere l'equilibrio. Sì, per portarlo giù. È un lavoro buono questa parete, se riesce a spingere bene con la testa, con il corpo, soprattutto con la testa, ma la testa è un pochettino bloccata. Sicuramente ancora l'ha studiata così. Insomma, sì, quindi... sì, adesso prova delle gomitate che fanno male, danno fastidio, se non chiudi bene. Ok, come sta facendo adesso, chiude, si protegge. Sta provando, Diogo, sta... Nascimento a uscirne fuori, ma... Sì. Come dicevamo prima, danno fastidio, ma non possono impedire alle prese di funzionare. Non si libererà, certo, con questi colpetti. Sta cercando di bloccare una mano, un braccio. Ora da fuori sembra meno intenso di quello che è sprigionato. Ma in realtà vero, no, è la parte forse più dura del match. C'è un'energia che stanno sprigionando i due che non potete immaginare. Beh, quello lì i tentativi di double leg a portare a terra o la pressione a parete è uno dei lavori fondamentali che bisogna fare in palestra, perché molto spesso ci si ritrova in questa situazione. Il brasiliano prova ancora con le gomitate, eccolo lì, ecco, ha sbagliato questa proiezione, esatto. Oh, si riesce a liberare benissimo, gira bene. C'è stato un attimo di panico, grandissimo scrambolo da parte di entrambi, si ritrova ancora in una posizione dominante, ancora cerca di cintare per fare un double leg, cerca e portarlo sempre di giù. Lavorare sulle gambe ancora sì. Una volta ancora una volta il brasiliano cerca di trovare il modo ma i fianchi sono solamente fastidiosi, non fanno male in quel momento, non senti nulla. Ancora una volta un round che sembra favorire l'italiano. Sì, fino a questo momento una pressione a parete notevole, tiene il brasiliano a parete, spinge sulla gabbia il brasiliano, dovrebbe cercare di portarlo giù, ci sta sicuramente provando, è quello che prova, giusto? Ci sta sicuramente provando. Capisce che comunque è un pochettino difficile. C'è adesso il brasiliano com'è? Che con un gioco di gambe prova a fargli perdere l'equilibrio, sì, a ribaltare sì. Una situazione grande, quello qui destro sinistro lo ha subito. Una volta che ti stacchi a parete senti la scarica sulle braccia, perché lavori un sacco, il brasiliano sempre più fresco, un calcio girato bellissimo. Non è andato pienamente a segno, ma bello, se lo prende pieno c'è un bel KO spettacolare. Ancora una volta ci riprova a questo punto e ancora prova ancora a lavorare a parete. Questo fa punteggio, insomma, questo fa punteggio. La partita sembra chiara, il brasiliano sembra più tecnico, più veloce sulle sì, sembra sulle molto mani. più bravo in piedi. Anche più bravo in piedi, mentre Gianluca ancora ha una buona pressione a parete. Lavora sulle prese.
cioè, beh, che mette ancora pressione, mette ancora pressione, lo fa benissimo portando il ginocchio all'interno. Una delle cose più belle dell'MMA, tanti stili che si confrontano, no? Sì, sì. Questo è il bello dell'MMA. Cerca ancora di staccare a parete, cerca una ghigliottina difficilissima. Ah, sì, sì, adesso c'è un single leg, deve portarlo giù, deve girare dal su. Esatto, così. Sta cercando una ghigliottina. Ragazzi, adesso. Sì, sì, una ghigliottina col braccio difficile. Anzi, sembra quasi che abbia. No, non è una. Non si riesce a capire chi è che sta in vantaggio in questo momento. Chi. In realtà, sta cercando una sottomissione. C'ha un'anaconda. Non è entrata, non c'è perché ha girato bene. Quindi ancora è sopra, prova sì. A sottometterlo dall'altra parte per lui. No, prova a sottomettere il rinascimento, provate una sottomissione. Okay. Adesso sta cercando di passare in monta, ancora in posizione molto favorevole, sia gli occhi di giudice, per poter colpire, sia per lui per poter chiudere il match, anche se in realtà è difficile riuscire a mantenere una buona monta per poter scaricare tutti i colpi con la piena potenza. A questo punto si sente anche la prima stanchezza, immagino. Sì, sicuramente. Secondo round da 5 minuti si comincia a sentire. Potrebbe tranquillamente mantenere anche la mezza guardia, che è questa postura qui, sì. Una gamba bloccata e una fuori, mettere bene il peso, liberare la testa che sta cercando in tutti i modi nel cimento di bloccare e poter scaricare dei colpi che qui diventano abbastanza significativi e potenti. Se lui riuscisse ad alzare il mezzo busto, diventa una posizione dominante. Sì, sì, esatto. Come sta cercando di fare, guarda. Eccolo. Ci prova, lega ancora Nascimento. E ancora una volta la sirena. Ancora una volta la sirena salva il brasiliano, che però ci ha fatto vedere delle cose importanti. Ci ha fatto delle cose, sì, sì. Le cose belle in piedi. C'è stato un momento che se avesse insistito di più poteva... Se avesse mantenuto magari un pochettino di più la distanza, continuato con dei colpi un pochettino più potenti e precisi in piedi, si sarebbe messo un pochettino male. Personalmente, se preferisci il gioco in piedi o il gioco allora sulle in realtà prese? Come stai messo tu? A me piace più lo striking, però ho capito tanto che il wrestling, il lavoro a parete e anche la lotta a terra sono fondamentali in questo sport. Tanti match, forse quasi tutti, si vincono e si concludono con la lotta a terra, con una buona pressione a parete e anche a terra. Quindi bisogna lavorare tanto, tantissimo, per poter tantissimo. Magari chiudere bene, no? Insomma, sì. Un lavoro di strike di contorno, ma magari chiudere col wrestling. Lo striking è fondamentale perché ti dà la giusta distanza in un match, però... Sono ripartiti, terzo e ultimo round. Sì. Vedremo chi prenderà il pallino. Li vedo abbastanza scarichi entrambi, però beh, insomma sì. Gianluca molto più. Sembra che il brasiliano sì. Sembra stanco, sì, però si muove un pochettino di più. Sì. Ha un footwork che sembra, diciamo così, abbastanza attivo. Il linguaggio del corpo ci dice che ha più energia. Anche se ha le mani un pochettino basse, preoccupanti sta cosa qua. Sì, perché se parte un colpo. Però c'è, guarda. Eccolo qui. Striking. Ha provato con un kick, un middle. Ancora, sta provando lo strike. Un paio di destri, ha ancora. Capito che sta soffrendo, ancora prova con un calcio girato che è un pochettino troppo bilanciato. Ancora ha perso un po' l'equilibrio. Sì, ha perso anche difesa. Un pochettino, secondo me, di lucidità. Deve un pochettino rifiatare, prendere un pochettino i suoi spazi. Gancio meraviglioso del brasiliano. Sì, non è andato pienamente a segno e si fa portare ancora una volta. Ancora una volta si torna nella zona comfort di Ancora, diciamo sì, così. Sì. Se continua così, ok, sì, c'è stato un bello scambio in piedi da parte del brasiliano. Però... Sbilanciamoci, fino a questo momento, se tu fossi un arbitro in giuria, chi daresti l'incontro? Ah, Ancora. Ancora. Adesso sì. E il brasiliano deve necessariamente concludere il match prima del limite. Perché ha dimostrato, insomma, di avere più possesso sull'incontro, più dominio, sì, sull'incontro. Più dominio sull'incontro, più pressione a parete. Se ci fosse stato un lavoro più di scramble e di giro e rigiro magari sulla parete, una pressione alternata, il match sarebbe stato, secondo me, più in equilibrio. Sì, magari può essere pure più a favore di Nascimento, perché in piedi ha dimostrato uno stile più pulito e più tecnico. Si stacca una parete, adesso qui c'è una scarica di forze e perdi le braccia. Infatti i guardi sono un pochettino scarichi. Infatti Don Nascimento ha abbassato la guardia. Sì, perché c'è una botta che è una cosa impressionante, perdi un sacco di forza a lavorare a parete. Prova ancora con un gancio largo, ancora un altro. Ma penso che il suo destro incontro sia colpo migliore. Deve cercare di essere un pochettino più preciso, più pulito. Ora prova ancora con un montante, ancora un gancio destro, una ginocchiata. Lavora sempre di parete da parte di Ancora.
ha capito che lì è il suo ancora punto le forte. Prese, ancora sì. Le prese. Qui può cercare tranquillamente di portare a terra, dovrebbe portare necessariamente a terra. Sicuramente se riesce a portarlo a terra può sì. Mettere una grande garanzia sull'incontro. Sì. Spinge, ok, prende un singolo a destra, ascolta bene l'angolo. Abbiamo l'angolo Borgomio, Lorenzo Borgomio. L'angolo è importante sì, in questi casi perché ti carica, ti motiva, ti legge il match. Dà le giuste indicazioni per poter portare a casa il match. Bisogna ascoltare l'angolo molto, ma hanno una lettura diversa perché tu a un certo punto perdi anche la lucidità. Sì, perdi lucidità e non capisci più quello che stai facendo. Se ascolti bene l'angolo ha un altro punto di vista oggettivo. Certo. E ti dà dei consigli tecnici. Una lettura che può aiutarti. Che ti aiuta sicuramente se ascolti bene e fai quello che ti dice. Intanto ancora Gianluca ancora in presa, ancora non si esce fuori da quell'angolo. Però mette bene pressione, deve cercare di portarlo a terra per aggiudicarsi sicuramente questo round, anche l'ultimo round. Non deve farsi staccare, deve mantenere bene la pressione. E Diogo Nascimento dal canto suo cerca di fare qualcosa. Cerca di fare qualcosa, ma in realtà non fa niente, non ha più un lavoro passivo a parete, dovrebbe cercare di ribaltare la situazione, portare lui a parete, anche per dare un accenno più, anche di, diciamo così, di freschezza agli occhi dei giudici, perché questo fa tanto. Molto questo spesso, punto dell'incontro è importante. Molto spesso sì, i giudici guardano anche quanto uno è fresco alla fine del match. Certo. Insomma, i parametri sono tanti per giudicare un incontro, no? E credo di poter dire, per quello che ho visto, che voi atleti accettate quasi sempre con grande serenità poi il giudizio degli arbitri, no? Alla fine non puoi lamentarti, anche perché non sta. Non succede in tutti gli sport, per cui insomma, ti è mai capitato di sclerare? Ma no. Meglio così. Io accetto tutto. E intanto andiamo. Prova qualche ginocchiata. Presa diretta, sì, un paio di ginocchiate. Nascimento sembra ormai che abbia finito la benzina. Sembra di sì, sembra che Ancora cerca di portare solamente una pressione a parete. L'angolo chiama qualche ginocchiata. Beh, per essere un esordio, ragazzi, ci hanno fatto vedere tanto. Stanno lavorando bene a parete, Ancora sta lavorando bene a parete. È stato molto intenso come me. Si stanca un sacco. Cerca. Sembrava che avesse un body lock, invece no. Cerca ancora dall'angolo romano, gridano gomito sinistro perché è lì che può uscire fuori l'avversario. Ci prova, la ginocchiata ancora. E ora il brasiliano prova il tutto per tutto sulla sirena. Grandi ragazzi. Siamo in conclusione. Adesso si aspetta che i giudici ci dicano che aspettiamo, ha vinto i cartellini. Aspettiamo il giudizio. È stata la consegna dei cartellini, sì. Dei cartellini. Questi sono momenti da seguire in religioso silenzio perché i ragazzi sono tesissimi. Sì, ragazzi, sì, sono tesi sicuramente. Sì, stanno arrivando. Arrivano le ragazze per la premiazione, qualcuno porterà a casa la medaglia d'oro. Che si prova in questo momento? Hai dato tutto, hai fatto 3 round. C'è ansia adesso. C'è ansia? Sì. Tu in cuor tuo sai se hai fatto un buon incontro o no? Sì, quello sì. Sai com'è andata? Vince ai punti all'angolo blu Diogo Nascimento. Io sinceramente sono un pochettino sorpreso. Questo non ce l'aspettavamo. No, sicuramente no. Questo non ce l'aspettavamo perché avevamo seguito un'altra cosa.